Maria De Filippi, il Moige boccia i suoi programmi. Ecco quelli premiati. Come ogni anno, il Movimento Italiano dei Genitori ha dato le sue pagelle alle trasmissioni televisive, che hanno segnato la stagione appena conclusa. In questo modo, vengono giudicati i programmi ritenuti maggiormente adatti alle famiglie. Maria De Filippi e le sue principali trasmissioni sono state bocciate e ritenute inidonee per un pubblico di famiglie. Maria De Filippi, c'è posta per te tra i programmi bocciati dal Moige. Maria De Filippi è una delle principali conduttrici di Mediaset e, nei palinsesti, ci sono sempre molte sue trasmissioni televisive. Anche lei, quindi, è finita sotto la lente di ingrandimento del Movimento Italiano dei Genitori, il Moige, che ogni anno dà dei voti ai programmi che vengono mandati in onda. In questo modo l'associazione stabilisce quali sono stati quelli più adatti ad un pubblico di famiglie e quali, invece, no. Ebbene, quest'anno Maria De Filippi è stata bocciata, con il suo programma C'è posta per te che è finito proprio nella classifica dei programmi ritenuti peggiori dal Moige per le famiglie. A prendere la parola è stata Elisabetta Scala, la vicepresidente del Moige, che ha spiegato che non è stato bocciato lo show o la formula, ma uno specifico episodio che è avvenuto durante la trasmissione. Infatti c'era una moglie che chiedeva perdono al marito dopo averlo tradito, e c'era una situazione familiare molto tesa e difficile che è andata in onda, e che non è stata apprezzata dal Moige. In particolare la Scala ha sottolineato che non è stato per nulla apprezzato il comportamento della De Filippi, che non è mai intervenuta nemmeno nei momenti più accesi del confronto. Per il resto, C'è posta per te è un programma apprezzato dal Moige, soprattutto per via della riconciliazione delle famiglie. Maria De Filippi, gli altri programmi né promossi né bocciati dal Moige. Per quanto riguarda le altre trasmissioni di Maria De Filippi, come Uomini e Donne o Amici, non figurano né nella lista delle trasmissioni promosse né in quella delle bocciate. Di conseguenza vuol dire che il Moige ha un approccio neutrale nei confronti di questi programmi. Nella lista invece dei promossi, c'è Verissimo di Silvia Toffanin, Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani, Il nostro generale e Viola come il mare per le fiction, ma anche Tina Anselmi e Fernanda Witjens. Elisabetta Scala ha dichiarato che è stato molto apprezzato il personaggio di Viola in Viola come il mare. Una donna forte ed indipendente ma che allo stesso tempo riesce sempre ad entrare in empatia con le persone, anche grazie alla sua malattia neurologica. Invece è stato apprezzato il servizio offerto dalla Rai nel ricordare figure come Tina Anselmi o il generale Dalla Chiesa. Tra i programmi bocciati invece c'è Rocco Schiavone, Emigratis, Il Grande Fratello VIP e il Festival di Sanremo, ritenuti non adatti alle famiglie. Voi che cosa ne pensate? Condividete quanto sostenuto dal Moige oppure secondo voi ci sono stati degli errori? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.